Ciao Giorgio, allora questa settimana qui è anche stata... a te. Ciao carissimo, spero che stia bene prima di tutto. Ti saluto sempre nel nome dell'impero che fu, cioè l'unico impero che fu per noi è naturalmente l'impero romano di nostra madre Roma antica. E di cui resta una vestigia eccezionale. Allora colgo subito l'occasione. Sì. Allora, tu hai notato per quale ragione il Papa è vestito di bianco? Ah già, bella domanda. Perché bella domanda. E perché quelli che lo circondano sono vestiti di rosso? Ah, e qui è fatta domanda da un milione di dollari. Beh, diciamo che ha a che fare con l'impero romano. Lo sappiamo. Per forza. Si sono messi al posto dell'imperatore. Infatti. Allora, solo quello che ragiona, pensa e sperimenta attraverso la sua memoria personale può capire. Allora, quando c'è stato il crollo, ecco perché molti storici hanno insistito sul cristianesimo come causa fondamentale del crollo, ma non del crollo dell'impero romano, del crollo dell'impero d'Occidente, perché ci si volevano mettere loro. Infatti, perché l'impero romano è persistito fino al 1500. Beh sì, ha avuto quando è stato sostituito. Esatto. Quando è stato sostituito, non annullato. Sostituito e annullato, giusto. Che ha svolto per altri secoli la funzione che era dell'impero romano d'Oriente. È verissimo, ma questo è storicamente provato, penso che non possiamo avere dubbi su questo. Allora, immaginiamoci, entriamo nell'ordine di idee. Allora, c'era una quantità di persone che partivano dalle zone più strane dell'impero per venire a Roma a chiedere giustizia, giusto? Sì. E tu pensi che a un certo punto e venivano a Roma a chiedere giustizia all'imperatore? Sì. A un certo punto si sono trovati un altro vestito sempre di bianco. Secondo te non era per loro, non era sempre l'imperatore? Beh, forza. Ma in certo senso, adesso come adesso lo è. Cioè, spiritualmente parlando lo è. Allora, proprio ieri, ho avuto una fortunata occasione incontrando una giornalista ormai anziana in pensione che parlando della sua esperienza e dei suoi viaggi in Medio Oriente tra l'altro risulta che gli ebrei hanno tolto l'acqua ai palestinesi. Ah sì, ho sentito, tanto per cominciare. Sì, adesso io gliene farei bere tanta loro, però proprio sai quei si facevano un'altra, no? Uno sdraiato così con l'imbuto, no? Poi gliela metti, capito? E nessuno dice nulla, nessuno che declama, nessuno che va all'ONU e denuncia. Loro sono buoni. No, è per allora, forza, è logico. Ma io comunque ti dico come farei, no? Con l'imbuto, un po' d'acqua e un po' di pipì. No, un po' di acqua e un po' di pipì. Ecco. Che è più gustoso. Sì, quando lo sento loro diciamo così. Al palato, ecco. Allora veniamo a noi. Proprio questa signora, la signora chi sarebbe? Che ha intervistato moltissime persone in tutto il Medio Oriente, compreso palestinesi. Di nome da signora, per i nostri amici. Non lo detto, non la dico perché, anche perché parlavo lì assieme a altre persone, io non ho sentito come si chiamava. Poi Ho capito. Però ho capito. Mi ha colpito questa cosa che ha detto, no? Ha detto che lei andando e parlando del Papa, eccetera, eccetera, trovava tutte queste persone in tutta l'area medio orientale e del vicino Oriente, i quali erano veramente, come dire, devoti a chi? Al Papa di Roma. Allora, per tutte queste popolazioni, no? Sì. C'è il Papa di Roma. Hai capito? Allora, quindi l'influenza continua. Quello che mi ha colpito è proprio questo. Cioè, l'abuso, la sopraffazione,
la sostituzione di persona continua a esistere perché esiste il fascino di Roma. Questa parola qui dice tutti qua. Dice, tutti quanti stupiti, il Papa di Roma, noi aspettiamo che il Papa di Roma ci aiuti, tutti! Quindi c'è una condizione di attesa, non dal Papa di Roma, che è uno stronzo qualsiasi, ma da Roma! Roma! Da Roma, esattamente, questo ho capito bene, no? Ma voglio dire, io parlavo in proposito di questo, e tu adesso vedi una prova. Io discorsi del genere li ho già sentiti da tempo fa parlare in questo senso, no? Di questa influenza e di ciò che il Papa esercita nel mondo, specialmente anche nel Vicino Oriente, ha veramente un'influenza spirituale notevole, questo va detto, eh? È un'influenza sì, morale, spirituale, che risale all'impero. E che non ha il corrispettivo nei traffici di bassa lega che questa organizzazione porta avanti attraverso i suoi messaggeri nei vari stati del mondo e anche all'ONU, perché non ci risulta che questi facciano niente. Esatto, questi non esatto, fanno niente. Esattamente. Ecco. No, niente, Giorgio, adesso ho presentato questo che è importantissimo, che hai detto, vuol dire dei forconi. C'è anche gente che ci crede, che chiaramente agisce col signore che ha cambiato la bandiera lì alla sede della UE a Roma. Questo è stato molto importante. Esatto. Cui ne ha parlato in maniera esaltante il nostro amico Napolibera. Benissimo. Ti invito a leggere perché ti ho mandato l'articolo di Napolibera che esalta questa persona che ha fatto un simbolo che verrà sicuramente ricordato in futuro, così come è stato ricordato e continuiamo a ricordare il simbolo di Balilla che lancia il sasso contro l'austriaco sopraffattore. Esattamente. E in effetti dicendo o come Enrico Toti, l'eroe Enrico Toti sì, che lancia la stampella. Ecco, e infatti sto dicendo volte il coraggio e la forza di lanciare la stampella. Esatto, infatti questi simboli ci vogliono in Italia oggi come oggi, che questo fatto, questo signore, questo non so se è un ragazzo, insomma, che ha avuto l'ardire proprio veramente, ha fatto un gesto altamente simbolico di strappare la bandiera europea, che comunque è una bandiera nemica di tutti i popoli europei, questa bandiera europea con tutte quelle stelle che hanno una puzza di massoneria, anche puzza di massoneria, se ci ho spiegato. Come minimo. Esatto. E lui la strappa e ci mette la bandiera della nazione, no? E un gesto dovrebbero fare un po' tutti in Europa, i francesi, gli spagnoli, oltre gli italiani, i tedeschi, gli austriaci, anche gli svizzeri. Anche se non sono all'Europa, fanno lo stesso, gli olandesi, e via discorrendo, come l'hanno già fatto, ricordiamolo e sottolineiamolo, gli ungheresi. Che hanno mandato fuori dalle palle, diciamolo chiaro, perché è una cosa ufficiale, la BCE e il Fondo Monetario Internazionale, fuori, l'hanno mandato fuori a calcio e sedere. E guarda caso, quando sono usciti da questa morsa mafiosa, la qualità della vita in Ungheria è migliorata. È finita l'oppressione degli usurai. Esatto. E stanno benissimo. Esattamente. Tra l'altro la bandiera ungherese è come quella italiana. Sì, solo che la nostra è verticale e quella orizzontale, ma i colori sono uguali. Anche quella iraniana è come l'italiana, come pure anche la messicana. Esattamente. E noi dovremmo fare, sai che cosa? Veramente la fratellanza fra tutti i paesi che hanno la stessa bandiera. Pensa come verrebbe bene. Verrebbe bene la triangolazione a carattere globale. Italia, Messico. Sono quattro stati che hanno la bandiera praticamente quasi uguale, anzi uguale, sono uguali, solo che l'Iran e l'Ungheria ce l'hanno orizzontale, l'Italia e il Messico ce l'hanno verticale. Solo che il Messico nel bianco ha un simbolo che noi non abbiamo, ma è molto simile alla bandiera, uguale alla nostra. Per nostra fortuna. Esatto. Che per nostra fortuna non abbiamo più. Appunto. E per nostra fortuna, sì, esatto. Si fa di Savoia. Ne abbiamo anche altri, potremmo ritirarli fuori. No, un altro glorioso che si usava al tempo del RSI,
andrebbe rimesso lì. Esattamente. In quel bianco. Potremmo che... ritirarli fuori, tranquillamente. Esatto. Che è meglio di certi, di quello simbolo, un altro simbolo massonico, un pseudo bolscevico della Repubblica, sai che c'è la ruota dentata, le spiriti, cioè, che ricorda qualcosa di, no? Tipo. Naturale. Deutsche Demokratische Republik, no, quel simbolo lì, no? Ci ricorda, esatto. Così questo ci ricorda il simbolo della nostra Repubblica. No, dico, siamo ancora sotto puzza bolscevica in Italia, sì. C'è puzza di bolscevismo ancora. Sì. No, vero bolscevismo, cioè giudaismo esatto, concretizzato. Sì, proprio così. Poi non parlare quel simbolo ebraico che c'è davanti al Montecitorio, mi sembra, che c'è la Torah con le sette braccia, sì. No? Ecco, sì, che è stato che rilevato, la gente non deve però percepire. Sì, che però la gente non deve però percepire. E invece lì è che ha un valore molto chiaro quel simbolo, per dire i padroni siamo noi. Esattamente. Hai capito? Questo esattamente. È il punto. Però la gente non se ne deve rendere conto. No, perché è tutto occulto. È tutto come i ladri, no? Ti rubano tutto, ma come non hanno sempre fatto. Esattamente, come hanno sempre fatto. Come sto ancora facendo? Allora, davanti. Allora, colgo l'occasione per dire altre cose. Prego. Questa, ad esempio, è una notizia che a mio avviso è passata veramente inosservata, ma noi ci dobbiamo ricamare un po' sopra. Questo è il messaggero di oggi. Un articoletto, mistero sulla morte della funzionaria che dichiarò Obama cittadino USA. Allora, un atto, fammi leggere. E come mai ha ucciso sta qui? Scusa, come mai? Cioè, scusa, dichiara Obama cittadino e muore? Non ho capito. No, è quella che ha sicuramente falsificando i dati. Sì. Dichiarato a suo tempo che Obama era cittadino americano e quindi poteva essere eletto presidente. Come presidente della Repubblica. Hai capito. Ora io qui voglio fare una riflessione, a parte l'imbecillità di questi giornalisti qui che sono veramente totalmente cretini, perché quell'arietta così di superiorità, di superficialità, vedi come scrivono. Parte della Loretta Fuddi, la funzionaria della VAI, che aveva riconosciuto in un documento ufficiale la cittadinanza americana del presidente Barack Obama, potrebbe essere stata fatta sparire secondo chi ritiene che quel documento fosse falso. Ah. E qui si parla appunto, è morta in un incidente aereo, muoiono sempre incidenti aerei, appunto. Muoiono sempre questi, non si capisce per quale ragione questi muoiono sempre. Prenderanno le lando. Una coincidenza continua, sollevando una serie di polemiche complottiste negli Stati Uniti da parte della destra. Ora, polemiche complottiste, non sono polemiche complottiste, tu mi devi spiegare per quale ragione è morto il figlio di Kennedy in uno strano incidente aereo. Sì. È morto il figlio di Gianni Agnelli, che tra l'altro si era fatto musulmano. Sì. Giusto? Beh, più fatto, aveva simpatia musulmane. Però il figlio di Agnelli, Edoardo Agnelli, mi devo spiegare, come fa uno a cadere da 80 metri da un ponte e rimanere intatto, cioè non fracassarsi niente, cioè questo è anche un mistero. Un mistero grande questo qui. Vabbè. È un mistero della fede. Ah sì, il mistero della fede. Come insegnano i preti. Sì, i preti. Sì, mistero della fede. E viene discorrendo. Allora. Andiamo avanti. Mi devono spiegare per quale ragione sono morte in un incidente aereo la presidentessa e la vicepresidentessa dell'associazione dei familiari delle vittime delle Torri Gemelle. Ah, pure questo che stavano, battendo per scoprire chi ha fatto cadere le Torri Gemelle. Ma guarda te, ma è strano però, cioè io dedicherei questo fatto qua, no, a quel cretino di
come si chiama, quello che è contro Mazzucco, come si chiama? Ah, Paolo Attivissimo, che è più Paolo che Attivissimo. Sì, sì. Io chiamerei Paolo Scemissimo. Sì, Attivissimo nel mettere a posto le caccole del naso che gli hanno infilato nel cervello. Ecco, ma poi la dovrei dedicare anche a quei giornalisti, no? Che pur sapendo la verità continuano a fare gli scemi. E uno di questi. Ma quelli sono delinquenti. Aspetta, e via. È uno di questi. Mi dispiace dirlo, che su questo caso delle Twin Tower fa lo scemo, io ho le prove, anzi, basta andarsene a leggere la mia lettera che fu scritta sul giornale di Montanelli il 3 gennaio del 2003, ripeto, Paolo Granzotto, che le stronzate che ha sparato Paolino, come diceva Maldino, Granzotto, ma delle deficienze che spara su questo fatto delle due torri, ma roba da far ridere i polli, no. Ma quella è embedded, quella è totalmente embedded. No, ma è una cosa pazzesca. Poi ti raccomando, il generale, come si chiama? Che ha un nome strano, mezzo generale, un generale italiano, ha un nome cognome straniero, generale, e insomma, adesso mi sfugge il nome, Jean, anche lui no. È molto embedded, no, lui è assolutamente embedded. Un generale che in una trasmissione RAI, con la presenza di piloti esperti, che mi dice certe scemenze, ma scemenze, parliamo di tecnica qua, non parliamo di, guarda, andrebbe degradato sul campo all'istante, cioè ridotto, no, espulso dall'esercito, espulso dall'esercito andrebbe, espulso come minimo. Ma io lo farei qualora fossi al governo. Tra l'altro, da quel che ricordo, quei piloti dissero anche che era assolutamente impossibile, anche per un esperto pilota, fare certe manovre. Ma certo, non sarebbero state capaci nemmeno di condurre un ultraleggero, no? Ma normale, normalissimo, non si può assolutamente dire certe scemenze e fare delle affermazioni così idiote su queste cose qui, ma così tutta la carlona, in modo imbecille, cioè, ma te rendi conto, cioè, o proprio offendere, solo offendere l'intelligenza, qui andiamo contro le leggi della fisica addirittura. Cioè, ti rendi conto di tutte delle stronzate che non ti dico? No, ma dai. Bisogna anche saper pilotare, capito? Ma prima di tutto, volteggiare a bassa quota, io ti dico la verità, mi ricordo. Quelle grandi città è veramente un problema. Io mi ricordo, l'ho già detto, no? Che quando fu intervistato il compositore greco e musicista, grande musicista, Mix Theodorakis, che attenzione, fu intervistato dal giornale israeliano Haaretz, non da un giornale, cioè. Certo. E fece quelle affermazioni con sincerità, ma lui non ne fece nessuno. Oh, guarda caso, quei signori lì gli hanno boicottato tutti gli spettacoli. E lui stesso disse: ma perché mi boicottate? Catino, ma sei con loro, cioè, anche se non lo sai, ma non sei bravo. Dicendo... Non sei bravo. Sei un musicista in gamba. E ancora che si chiede perché? Hai capito? Il Nikis Theodorakis. No? Perché è un fesso? È un bravo musicista, ma siccome l'hanno manovrato per decenni, te lo ricordi, Theodorakis, al momento opportuno, quando era circuito da lor signori in tutti i modi, no? Allora questi coglioni qui, che mi ricordano tanto quelli che, no? Io l'ho detto anche ieri, adesso invito i nostri amici a vedere su Accademia della Libertà, il convegno molto importante organizzato dal movimento che fa capo all'avvocato Marra e che sarà immesso i prossimi giorni su Accademia della Libertà, compreso il mio intervento. Sì. E anche lì io ho ricordato quel bellissimo film e continuo ancora a ricordarlo, che è stato una delle prime prove di quel grande attore che è stato Kirk Douglas. Sì. Il film era intitolato Il grande campione. E che racconta di un tale che lo prendono pari pari dalla strada, per dire, no? E gli fanno fare non so quanti incontri di box, però fanno questi incontri di box con della gente pagata, per cui lui non lo sa, non se ne accorge, da un pugno e quelli cadono tutti, e quindi lui crede di essere proprio un campione,
lo portano all'ultima competizione per il trono di campione del mondo, e appena sale sul ring c'è becca, pugno, due cose, e questo e sviene così, e sicuramente l'avevano montato per speculare su di lui, no? Sì. Giusto? Sì, sì. Mi sembra Mario Monti. Cioè, no, sì, sì. Mario Monti comunque. No, dico, come esempio sei stato fantastico perché hai descritto proprio quello che ci avviene. Ma io lo dico sempre perché è un film che, di cui consiglio, no, scusami, vedo la visione. Ma sicuramente c'è grande campione. Ascolta, dobbiamo farglielo fare una cosa del genere a Paolo Attivissimo. Gli farebbe bene, secondo me. A Paolo Attivissimo, sì, sì. Sì, sì, gli farebbe bene. No, a Paolo Attivissimo diciamo, siccome tu dimostri che è possibile fare così, ti mettiamo in cima a un grattacielo, poi ti mandiamo un aereo sperando che muori anche tu. Insomma, queste sono le cose che dovremmo fare, che si devono fare. No, mi domando, cioè, visto che lui si pone le cose, se le va a cercare perché è talmente sciocco quando c'è una cosa. Ma poi questi sono pagati apposta per fare queste cose qua, attenzione. Questi sì, si chiamano debunker. Esatto, debunker, no? Cioè, devono no, smontare che debunker, debunker. Debunker, sì, beh, in inglese si parla sempre debunker. Stanno sì, dentro debunker. Un bunker. Sì, sì. Sono i debunker, parliamo le parole giuste. Io sapevo un mio carissimo amico, il mio carissimo amico che è morto, poverino, e che alla francese, e tutti i nomi inglesi o americani li dicevi in italiano, cioè, il cazzo vogliono quelli. Devo fare anche l'esercizio di servilismo nei loro comportamenti. No, per esempio, diceva Campinge. Lui diceva Campinge. E mo' ho cominciato anch'io, Io le parole inglesi le dico come le leggo, punto e basta. Dopo e se uno non capisce, andasse a prendere il vocabolario. Beh, questo senza dubbio. Ma no, proprio capiscono, senza tranquillo, allora, capiscono. Questo qui è un debunker, come tanti altri testa di cazzo di questo genere, che poi non li pagano nemmeno. È lo stesso discorso di questo qui, del boxer, no? Sì, sì. Poi finisce così, no? Che lui diceva, io sono un grande campione. E quella cricca che ci aveva speculato, con i tipici mafiosi, capito, avevano puntato tutti su quell'altro. Dice, ma che cazzo, tu sei uno stronzo qualsiasi, capito? Sì, poi si finisce. Mi capitasse a me, capito? Uno come Mario Monti, Enrico Letta, no? Dice, ma io sono stato il presidente della Repubblica. Ma no. Quale presidente della Repubblica? Ma quale presidente? A proposito sei un burattino. Scusami, a proposito Enrico Letta, Enrico Letta è invece per diretta, ma che succede a Roma in queste ore? Perché si parla di che vogliono stabilirsi a protestare davanti a Montecitorio, insomma, davanti al governo, anche a Plaza Madama, al Senato. Sì, cioè, vabbè, ma adesso diciamo anche questa cosa, allora, perché noi dobbiamo dire tutti ai nostri amici, allora, certo. Che cosa succede? Succede quello che succede sempre in una situazione di manipolazione, abbiamo già detto e ripetuto tante volte chi è Renzi, ad esempio, no? Sì. Abbiamo anche detto, visto che il video che abbiamo fatto ha avuto un notevole successo, abbiamo detto chi è Renzi, abbiamo detto che Renzi è stato testato a suo tempo, abbiamo detto che l'operatore che ha operato e ha lanciato Renzi è un ex operatore della Fininvest, sì. E quindi siamo sempre in un ambito molto chiaro, è un bel imbusto che, come dicevo, è stato preparato per fare certe cose. Che volevo dire, ripeto, l'ho detto anche ieri, questo bel imbusto è stato testato televisivamente per vedere se era telegenico, niente po' di meno che da Mike Buongiorno, grosso esperto di queste cose. Allora, da questo punto di vista, ti voglio dire, lo dico anche ai nostri amici, che me lo disse un mio collega che era un grossissimo esperto di cinema americano e che andò in una di queste trasmissioni, no? Ed era bravissimo, rispondeva sempre, ma sapeva un'infinità di cose. A un certo punto perse, gli fecero delle domande e lui rimase fregato. Ah. Mi segui? Sì. E lui rimase fregato. Quando gli chiesi per quale ragione, questo era uno, credo che lo sia ancora, perché c'è ancora, sta qui a Roma, tu gli dici
il nome gli chiedi il nome dell'ultima comparsa, che poi magari in un secondo tempo ha avuto qualche successo, no? Lui è esperto di cinema americano, dell'ultima comparsa di un film qualsiasi americano, no? Mm-hmm. Dalle origini di Hollywood a oggi, e lui te lo dice. Caspita, una bella memoria. È un caso unico. Mi ricordo uno che si ricordava le partite di calcio di parecchi decenni fa, e si ricordava pure che minuto avevo segnato e chi era il calciatore. Sì. Ma è apparso in Rai, ma sì, cos'è che 10-15 anni fa, mi sembra. Cioè, non so se c'è ancora questo tipo qua. Ci sono. Ma un tipo incredibile. Ci sono quelli che sanno anche qual è il numero di peli del culo di certe deputatesse. Che lui Boldrini magari sa. No, è stato solo Boldrini. Li hanno contati uno per uno. No, so che questo qua sa tutto da Boldrini, anche delle cose intime. Sì. Però non le dice pubblicamente, ma le dice nei bar. Certo. Sempre nei bar. Allora, al bar dello sport, ovviamente. Tipico bar dello sport. E allora? È uno di Ancona, allora, per la precisione. È uno di Ancona, non dico chi è perché non lo dico. Ma comunque questo qua parla della Boldrini, delle sue tante cose. Va bene. Le conosciamo. Allora, e se no non stava lì. Non avevano scelta. Allora, comunque, ritorno su quella faccenda. E lui mi disse, io sono stato bocciato. Perché in quelle trasmissioni, in tutte le trasmissioni in cui il personaggio non è un attore, ma è uno invitato che deve rispondere a certe cose, a certe domande, funziona un sistema di apprezzamento televisivo. Cioè ci sono moltissime persone che scrivono dicendo se il personaggio è simpatico o è antipatico. Se prevale l'antipatia, te fregano subito, te fanno una domanda e ti tolgono di mezzo. Hai capito? Tanto per cambiare. Allora, questo mio amico mi dice, guarda, mi hanno fregato perché il risultato, sì, gliel'hanno detto, è risultato antipatico. Ma guarda se... Allora, ecco, quando io ieri ho detto questa cosa in relazione a Renzi, sì, e Renzi è stato testato una ventina d'anni fa, quando è andato a rispondere alle domande di Mike Bongiorno, evidentemente prova è stata per vedere se era telegenico. Dopodiché ci hanno lavorato sopra. Beh, è sì, chiaro, sì, no? sì. Direi di sì. È chiaro? Chiarissimo, caro. Allora, così la stessa cosa riguarda questi forconi. Oggi i forconi non sanno, anche se sono persone meritevoli di rispetto, sono però molto ingenui e sono stati ampiamente manovrati e continuano ad essere manovrati. Quindi l'ho detto, temo e di qui sì. Finisce. E qui finisce, chiaro? Temo di adesso sì. Voglio entrare nel merito, ecco, di alcuni libri che devo far vedere. Il Facciamo. Più importante di tutti, consiglio ai nostri amici. Ida Magli, Difendere l'Italia. Ah, questo è un noi libro veramente da. La politica incapace, noi, eccetera, eccetera. Le debolezze della Chiesa, la svendita a burocrati, eccetera, eccetera, corrotti. Oppure il nostro paese può ancora rinascere. Direi di sì. Consigliamo ai nostri amici. Questo libro qua dovrebbe essere preso da tutti gli italiani, secondo me. Ma guarda, Ida Magli è molto conosciuta e scrive da molto successo. Come dimostra il fatto che è pubblicata dalla Burr. È un'edizione Burr, costa solo 11 euro. Quindi noi ne consigliamo la lettura. Sono andato alla presentazione del libro e Ida Magli, tra le moltissime cose di grande intelligenza che ha detto una frase che mi ha colpito in profondità e adesso ti farò vedere in che modo. Bene, bene. Ida Magli ha detto, di fronte a qualsiasi indizio non bisogna scartarlo mai. Direi di sì. Cioè, nella vita ciascuno di noi ha un'esperienza concreta,
dalla quale deve comunque tirar fuori qualcosa. Nel caso specifico, lei ha parlato di una questione che sicuramente lei indagherà in futuro, di aver notato come i musicisti hanno tutti i capelli lunghi, o almeno, almeno i direttori d'orchestra e i violinisti. Io ho aggiunto beh, sì, i violinisti, perché i violoncellisti non hanno i capelli lunghi. Tutti loro hanno i capelli lunghi, la maggioranza, almeno io lo sappia, non mi ricordo uno che ha i capelli corti. I direttori d'orchestra hanno tutti i capelli lunghi. Allora, piccola precisazione, perché uno potrebbe pensare, certo, se li fanno crescere. No, perché tu non ti puoi fare crescere i capelli che non hai. Ciao. Inutile che tu mi dica no. Quindi, hanno tutti i capelli, e questa interconnessione mi ha fatto veramente riflettere. Questa è la vera scienza, questo è il vero ricercatore. Non quei coglioni che ripetono come scimmie, le scimmie sono più intelligenti, ma insomma, diciamo così, alla Mario Monti quello che gli dicono di dire, no? È così, no? Quelli lo sono, oppure quelli che impongono la chimioterapia, no? Ah. E tant'è vero che adesso ho colto l'occasione per far vedere alcune cose come esempio tipico, sì, soprattutto per quelli che continuano a credere alla chemioterapia. Questo è un libro. Il talco sotto la lampada. Leggi un po' se ce la fai. Un attimo che metti. Leggiamo anche i nostri amici, scusa, è importante. Ora, storia di un medico e della tossina che combatte i tumori. Aspita, questo è un libro importantissimo, scusami, chi è l'autore? Questo è un chirurgo oncologo. Gira il libro, prendi l'autore, scusa. Allora lascia la pagina. Si chiama Silvio Buzzi. Ah, ho capito. Ma lascia la pagina di prima, per favore. Rimetti la pagina di prima. Ecco. Prefazione di Luigi Bazzoli. Leggo bene? Silvio Buzzi, sì, è l'autore, sì. Il talco sotto la lampada, sì. Beh, questo è un libro davvero da comprare. Lo dovrei segnalare anche al mio amico medico che c'ho qui, che è molto in gamba, che segue queste cose, si chiama dottor Amelio Vito, è un medico di Picerno, provincia di Potenza, che studia queste cose, perché lui ha avuto una tragica esperienza in famiglia, gli è morta la moglie e la sorella di cancro, e segue e conosce anche la storia di Aldo Alessiani, oltretutto. Allora, ti farò vedere altre cose, certo, Alessiani certo. A parte, ma sì. Siamo sempre nell'ambito di geni che hanno capito come si devono affrontare certi problemi. Per questo e non è successo questo. Ti dico che questo è un mio concittadino, un medico mio concittadino. Spero che sia ancora in vita, cioè spero avrà certo un 85 d'anni. No, è del 30, quindi... No, è del 30. Beh, avrà 83 anni. Già... Sì, 83, sicuramente ancora in vita. Allora, che gli è successo sì. A lui? Lui? Che gli è successo? Lui un giorno, dopo aver operato una persona all'intestino, e si è levato i guanti che avevo utilizzato, no? E si è rilevati colui che stava... La persona operata era ancora sdraiata così. Lui sì. Si è levato i guanti e nel levarsi i guanti gli è caduto un po' del cotone. Tu sai, i guanti per interventi chirurgici c'hanno il cotone dentro. Sì. Ah, scusi, il cotone, scusa. C'hanno il talco, che cotone. Sì, il talco, se tu hai ragione. Il talco, no? Dentro, il talco. No? Ecco. Allora lui si è levato i guanti e poi ha lasciato a qualcuno dei suoi assistenti di cucire tutto, e lui ce l'ha andato, no? Certo. Qualche giorno dopo la persona, e poi anche dopo in un proseguo di tempo eccetera, la persona è guarita, non ha avuto più il tumore. Ma questa è una notizia allora, bomba. Lui ha fatto un'ipotesi molto intelligente, ha detto,
cosa è successo? È successo che i batteri contenuti nelle mie mani, che comunque ci sono sempre, no? Sì. Che sono passati nell'intestino di quella persona operata, sì, hanno determinato in quella persona una reazione di carattere immunitario talmente forte che ha distrutto anche il tumore. Bello, ma caspitina, ma qui siamo veramente in un fatto scientifico straordinario. Allora, chi non ci crede può leggersi questo libro, che è stato stampato edizioni Ares, dalle edizioni Ares. Ecco, un attimo che voglio ricordarmi ancora il nome di questo dottore, per favore, dottore, detto... Sì. Dottor Luigi, no aspetta, poi la prefazione è di Luigi Bazzoli. Bazzoli si è detto prima, sì, invece il dottore è... Quello delle... Allora si chiama Silvio Buzzi. Silvio Buzzi, sì, Silvio Buzzi, sì, Silvio benissimo. Buzzi. No, intanto è il nome, io mi auguro che i nostri amici, che magari qualcun giorno, forse per fortuna avrà qualche parente, qualche congiunto che magari ha questo male, sarebbe interessante che con il loro medico di famiglia possa raggiungere questi grandi luminari della scienza medica, che purtroppo quando scoprono cose serie vengono anche questi messi da parte in nome del business della malattia e della morte. Esattamente, questo faremo vedere, farò vedere altre cose. Certo. Ma in questo momento mi ricordo di un altro amico medico, amico mio, che sicuramente non è più in vita perché era già in là con l'età, si chiamava Silvano Orestano, un medico di Roma, sì, il quale mi diceva di avere constatato un paio di volte, due o tre volte, che anche nel caso suo una reazione immunitaria indotta da fattori di carattere infettivo, batterico, virale, avevano determinato una reazione immunitaria che aveva colpito pesantemente anche il tumore. Porco cane. E qui siamo in un'ottica che è quella che io ho sempre sostenuto. Il cancro va combattuto con le sue armi, no? Cioè sì, con l'arma della difesa immunitaria, direi, e della prevenzione di carattere immunitario. Sì, sì. Però sempre per rimanere nell'ambito di medici guida, ti faccio vedere questo. Sì. Importantissimo, ne abbiamo già parlato della medicina di Hammer e del ruolo. La medicina sotto sopra, e se Hammer avesse ragione, l'autore, vedete, gli autori sono Edizioni Amrita. Gli autori sono, sì, l'edizione Amrita, Jean Serafin e Giorgio Mambretti. Giorgio Mambretti, esatto, e Jean Serafin, che si suppongo che dal nome sia un medico francese o francofono, insomma, si voglia. Esatto, e ricordo che Hammer è stato quel medico che ha sperimentato su di te, grazie alla morte atroce di un ragazzo assassinato da Vittorio Emanuele IV di Savoia. Ah, sì, e sì, ha notato come l'insorgenza del tumore è sempre strettamente legata, no, è sempre, è spesso legata a fenomeni psicosomatici. Beh, anche questo, collegati, sì, con una grave perdita. Purtroppo, di massima, la grave perdita, se la grave perdita è familiare, e questo lo posso confermare con quello che è successo a molti miei conoscenti diretti, sì, e l'abbiamo già detto tante volte, se la perdita è di un familiare, soprattutto di un figlio, viene colpita o la madre o il padre negli organi generativi, gli organi per farlo generare, è lì che il tumore attacca, e non entro nel merito perché poi ci sono molte interpretazioni in questo senso, però è un fatto che ho già sentito importante... questo, Giorgio, non sei il primo a dirmelo, io questo l'ho, esatto, già sentito anni fa a Como, ne parlava, esatto, un medico di questo caso qui, e tutto prendeva in giro, poi invece si accorò che c'era della verità. Esattamente, non solo, interessantissimo, ma il povero Hammer, che era un validissimo medico tedesco, ne ha passati tutti i colori. L'hanno mandato, messo in galera in Francia, l'hanno espulso dall'ordine dei medici in Germania, pure, e l'hanno messo in galera, da quanto mi risulta, in Spagna.
Questo per dire Hammer, chi si vuole interessare che cos'è, come funge la terapia Hammer, se lo va a guardare su internet. Quello che a me interessa maggiormente in conclusione di questa di queste cose che faccio vedere è il libro bianco sul caso Vieri. Di cosa parla? Ecco, allora, chi è l'autore di questo libro, scusami? Chi l'ha scritto? Aldo Vieri. Allora, questo libro è stato scritto nel 1968. Aldo Vieri era un medico che praticava una terapia naturale. Utilizzava una sostanza che all'epoca era utilizzata moltissimo. Successe, lo utilizzava in una particolare diluizione, ma comunque la sostanza era riconosciuta come anche oggi, è un estratto del colchico, quindi è la colchicina, all'epoca la colchicina veniva adoperata moltissimo in creme, pomate per i tumori della pelle, in fiale e quant'altro, ed era utilizzata e venduta da molte grosse multinazionali del farmaco. Vieri, a un certo punto, ci fu una intervista con una giornalista del Paese Sera di Roma, e il giorno dopo fu assalito da migliaia di pazienti che facevano una coda per potergli parlare lungo quasi tutta via Alessandria a Roma. Via Alessandria a Roma, non era una via breve. E sfociava, lui aveva lo studio in Piazza Alessandria, quindi lo dico per dire come stanno le cose. Io lo conoscevo e lo intervistavo per conto di un giornale al quale collaboravo che si chiamava La Coscienza del Medico. Vieri è stato, come dire, torturato, è stato aggredito, è stato minacciato, gli erano fatti di tutti i colori perché esercitava una terapia alternativa, ma non illegale, perché dava una sostanza che era allora come oggi presente nella farmacopea italiana e europea. Hai capito? Tuttavia gli hanno fatto lo stesso servizio che hanno fatto a Di Bella, gli hanno fatto fare la sua terapia ai moribondi, cioè uno che sarebbe morto il giorno dopo, gli facevano fare questa terapia, che invece la abilità di questa terapia, che poi risaliva ai secoli precedenti, era quella di dargliene una quantità minimale giorno dopo giorno, no? Lui la metteva direttamente sulla lingua, no? Perché in questa maniera toglievi tutti gli effetti secondari, però avevi l'effetto importante di agire sul tumore. Lo mandarono via dall'ordine dei medici e lui dovette fare una lunghissima causa per essere riammesso, ma lui aveva perfettamente ragione. Non utilizzava nulla che non fosse prescritto, che non fosse presente nella farmacopea italiana ed europea. Questo per dirti qual è la situazione di caccia alle streghe. Sì, ma immagino. È tutto per fregare l'umanità. È solo per fregare l'umanità. Tu hai detto le cose più importanti. Andiamo avanti. Sempre nell'ambito delle fregature. Stiamo avvicinandoci all'ora. Sempre per rimanere nell'ambito della fregatura dell'umanità, consiglio la lettura di questo. Questo sì. I segreti del Club Bildberger, il romanzo del potere. Questo di Vito, chi è l'autore? Edito, fa vedere. È un italiano. Sì, aspetta un attimo che leggo bene tutto, così lo so. Allora, il grande thriller di Vito, tira un po' su il libro, tira un po' su, di Vito Bruschini, hai capito? L'editore, più su ancora? Più su? L'editore è Newton Compton di Roma, sì. Facilmente reperibile, certo. Facilmente reperibile e costa solo 9 euro. E sono spesi bene in questo caso. La caratteristica delle edizioni Newton Compton sono quelle appunto di costare pochissimo. Esatto. Allora, questo è qualcosa di interessante anche perché da una recente inchiesta
si è saputo che il 78-79% degli italiani nulla sanno del Bilderberg. Non ti stupisce affatto. Esatto. Allora, bene. Ma non sanno nemmeno nulla della Madonna e di Cristo, perché no, credono, no, ma questo ormai non credono passivamente. Fra poco finiamo. Sì, sì, prego, prego. Fra poco finiamo. Prego. Qui c'è un'altra, la presentazione di un libro, Ercole, che verrà presentato i giorni prossimi. Sì. Ma quello che è bello è che l'autore dimostra in maniera molto chiara che Ercole in realtà è un mito che corrisponde al mito di Buddha. Ercole è Buddha, è il Buddha dell'Occidente. Ho capito. Beh, che un mito si sapeva, sapeva già che era un mito, però che poi fosse paragonato al Buddha occidentale, questo non lo sapevo, perché da Ercole abbiamo solo un mito guerriero, cioè dell'uomo forte, il figlio di Giove, e via discorrendo. Ma no? Guarda, cioè, che Ercole, che fa parte proprio della mitologia fondamentale, fondante della civiltà, sì, certo. Ercole, e soprattutto le fatiche di Ercole hanno ispirato le sofferenze di Gesù Cristo del Vangelo. Cioè, il Vangelo, nel Vangelo gli inventori del cristianesimo hanno in realtà trascritto, no? Le fatiche di Ercole, le sofferenze di Gesù sono in realtà le fatiche di Ercole. Però, che hanno lo stesso significato esaltante. Ho capito. Allora, qui, e questo è stato un convegno, lo dico per chi sta a Roma e vuole andarci, è stato organizzato dall'Associazione Cultura in Cammino, giovedì 19 dicembre, ore 11, Piazza Santa Maria in Cosmedin, via L. Petroselli. L'archeologo Giuseppe Barbera illustra architettura e storia del Tempio di Ercole, si decora un albero di oscillum e si legge l'inno orfico. Quindi, praticamente, chi vuole partecipare a questo rito di classicità può venire giovedì 19 dicembre, ore 11, Piazza Santa Maria in Cosmedin. Bene. Lo faccio vedere di nuovo, il libro è questo. Bene, bene. Ercole. Bene. Va bene? Stiamo per finire. Adesso siamo sempre nell'ambito di una religiosità di cui abbiamo già parlato. Abbiamo parlato di San Francesco. Sì. Di come San Francesco avrebbe potuto e poteva sicuramente essere un templare, che i suoi rapporti con di San Francesco con l'ambiente arabo, con l'ambiente musulmano, c'erano anche sicuramente, e qualcuno ha incominciato a parlare anche del fatto che San Francesco probabilmente era in realtà un fratello di Federico II. Beh, insomma, dopo che quel signore che si fa chiamare Io Giromondo, che è su Facebook con, ripeto, Io Giromondo, che mi ha mandato i link, io ho mandato uno degli ultimi servizi che abbiamo fatto, ho parlato di San Francesco, appunto, abbiamo un video sul canale Alba Med, che addirittura questo Giromondo ha raccolto le notizie che addirittura fanno sembrare che San Francesco sia un po', come dire, una figura che non è proprio quella. Anzi, si parla che sicuramente. Si parla anche che allora Assisi nemmeno c'era negli anni 1200, quando io, insomma, sì, che questo non so, probabilmente non è vero, ne abbiamo già parlato. Infatti, no, però le dicerie sono tante. Parrebbe, sì, sì. Questo diventa per me più interessante, che la Costanza d'Altavilla, la cosiddetta madre di Federico II, non fosse in condizione di figliare, e qui il discorso è un po' diverso. Ecco. E allora sarebbe ricorsa a, siccome doveva avere un figlio maschio, sarebbe ricorsa all'utilizzazione di un altro utero. Oggi lo fanno in un'altra maniera, all'epoca pigliavano un'altra donna, davano dei soldi a una madre qualsiasi e dicevano che il capito. Sì. E questa qui sarebbe stata la madre di San Francesco. È probabile. Un figlio è diventato Federico II e l'altro è diventato Francesco. Hai capito. Per il momento ci fermiamo così, facendo vedere un ultimo simbolo, sì, che pare non piaccia ai francescani, però sarebbe? Questo è l'ultimo simbolo, sì. Si chiama il Mandir della Pace,
dove si vede, e il simbolo è cioè una statua di San Francesco, sì? Con dietro tutte le religioni. Pace tra le religioni. Bello, chiama simbolo. Mandir della Pace, sì? È stato offerto da una signora, in ricordo del marito, è stato offerto da una signora, ma i francescani, quelli tosti, quelli che gestiscono così la situazione, sì, sì. Assisi, l'hanno trovato che non andava bene. Comunque, vabbè. Allora si trova Assisi, eremo delle carceri. Va è bene. Stato messo nell'eremo delle... Vedete quanto è bella comunque questa bella, statua? Sì, è molto significativa. E come, certo, dietro, beh, c'è un'aureola composta da tutte le religioni. Comunque San Francesco è un simbolo di pace, a prescindere da credenza. È un simbolo di pace ed un simbolo di italianità, tant'è vero che San Francesco rappresenta proprio... Presieva Santa Caterina, quindi... Esattamente. E allora, per chiudere, domani parleremo un po' di cosa fa la Chiesa riguardo alle sommosse dei forconi di queste ultime ore, questi giorni. Esattamente. Perché io domani ho appuntato telefonico con quattro parroci, i miei quattro parroci alpini, e mi diranno qualche cosa. E quindi poi io riferirò, anche se sono obbligato, mi dispiace per gli amici, ma io non posso fare il nome di questi parroci, Non posso farlo, no. Certamente. Perché sennò, capisci. Loro saresti un volgare delatore. No, non solo quello, ma mi metterei rischio di mandare questi parroci, no, perché praticamente a rogo. Ci sono, sappi, questi parroci, comunque, quando fanno, siccome che in chiesa non dicono le parabole così, tanto per, no, dico parabole ma veramente toste, e hanno i fedeli che li seguono proprio in maniera, capito, molto appassionata e molto, con molta partecipazione, insomma, con molto trasporto. Noi quindi leggeremo domani, sì, dal nostro breviario, che è un libro degli scritti e dei discorsi di Robespierre. Sì, quest'uomo, sapeva, parleremo anche della Chiesa e l'usura, perché mi sta arrivando le notizie in merito. Poi domani ne parleremo, se Dio vorrà. Intanto vi saluto tutti. Prego. Comunque sempre, e se vuoi la soluzione, si attacca al cordone. Perfetto. Si attacca, dai, no, buonanotte. Di più non si può dire, si attacca, dai, stacca. Un cordone, che sì, è questo, un cordone, ecco, quello è un cordone, ecco, fallo vedere. Fa vedere il cordone, eccolo lì. Oh, attaccati a questo, esatto, e avrai la soluzione. Va bene. Con questo saluto vi saluto, Giorgio, grazie ancora per tutte le notizie che ci hai dato. A ciao, a presto, ciao.